E allora, fin qui abbiamo parlato, no, delle collaborazioni, delle alleanze tra parroci e sindaci, poi ci sono, vai, gli scontri, che possono essere addirittura scontri fisici, ad esempio su un campo in erba, no? Giocando a pallone. Perché se le danno di santa ragione, da un lato la squadra dei parroci, dall'altra la squadra dei sindaci. E allora, per noi dissiamo noi, è un onore avere qui con noi Don Alphonse Lukoki, che è giocatore della Seleção. Che Sì, bel nome, Seleção, mi ricorda, come dire, il Brasile. Brasile, Già sì. mi vedo un'immagine di Neymar in azione, o simile, no? In qualche modo. Allora, vediamoli prima, vediamo come giocate, e poi torniamo qui per commentare insieme a Vaime per capirne un po' di più. Vediamo un po'. Eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho. Allora, i parroci giocavano in giallo, in blu Giallo. erano, giusto, I erano i sindaci, sindaci. sì. Mi sembravano un po' arrugginiti questi sindaci, no, Don Alfonso? Ho visto degli interventi in difesa un po', come dire, lentucci. E però Però l'abbiamo giocata. com'è andata a finire quella partita? Buona partita, hanno vinto i sindaci. L'hanno vinta? Allora avete. Però. Ma ci avete dato le azioni. Però alla fine hanno vinto loro. Perché loro tra di loro sono tanti giovani. C'erano tanti No, giovani, ma sono mi bravi. meraviglio, ci avete dato le immagini dove appunto ci sono gli interventi un po' maldestri in qualche modo, no? Se Erano un abbiamo po'. iniziato bene, Vabbè. all'inizio è stato noi, verso la fine hanno vinto loro, guarda. Senta, ma Per mi lo faccia capire, ma scopo. questa Seleção de Parroci, che cos'è? La nazionale dei sacerdoti? Allora, la nostra squadra è una squadra che è nata nel 2005. C'è il nostro mister, che era anche lui ha giocato nel tempo, che è amico dei sacerdoti. Lui nel 2005 ha avuto questa idea di radunare i sacerdoti a fare una squadra, perché ha visto che intorno ai suoi amici c'erano quelli che hanno giocato nel passato e quelli che hanno oratori nelle parrocchie che giocano. E allora perché i preti non possono anche fare questa squadra? Non ci sono controindicazioni. Allora, a settembre 2005 è nata questa squadra. Ma vi Però, allenate sul serio? sì. Però ognuno di noi, durante l'anno, ognuno di noi si allena nella sua parrocchia, perché noi Da soli vi abbiamo allenate? con i suoi ragazzi in oratorio. Quando abbiamo delle partite anche a livello internazionale, allora noi ci incontriamo insieme a Maremma, lì per 3 giorni, 4 giorni, siamo insieme per allenarsi e anche con un momento anche di ritiro tra di noi preti. Addirittura il Eh sì, ritiro. comunque approfittiamo di questa opportunità per conoscerci, perché siamo i preti di tutta l'Italia. Per esempio io sono a Piacenza, sono i confratelli di Roma, di Napoli. E ci incontriamo, però, quando non c'è una partita a livello internazionale, ognuno si allena, o nella provincia, anche nella regione. Per esempio, io sono il rappresentante dei sacerdoti all'Emilia-Romagna. Quando ci sono le partite, uno ha bisogno di fare qualcosa anche a livello regionale. Ci Sì. Don incontriamo, per esempio, un mese fa abbiamo fatto a Mantova tra di Alfonso, noi. però il problema è che vi dovete allenare di più per come è andata a finire. Insomma, l'anno prossimo, questa è la promessa. Sì. Battere i sindaci. Sì. I sindaci. Ci riuscirete? Sicuramente sì. Mi raccomando, Don Va Alfonso. bene, grazie. Cerchiamo di Anche allenarsi. qui l'ispirazione arriva da Guareschi, perché c'erano la Ma Gagliarda quello, contro no, la Dinamo, che erano quelle le due squadre di Don ma Camillo e quello è il Peppone, trofeo che hanno ricordiamo. vinto i Trofei sindaci. che boh, hanno dato anche a chi ha perso. A chi è Ma come? È Diciamo una una sorta di cucchiaio consolazione. di legno Allora, quello. lo scopo per noi non è di vincere, lo scopo è È di di essersi. perdere. No, no, di No. essersi. E di partecipare. Voi non sapete quella gioia che c'è quando i preti, perché tutti pensano che un prete è soltanto chi celebra la messa, che No, prega, no, perché? però vedere un sacerdote sul campo, come abbiamo sentito Don Camillo e Peppone, che si abbracciano con un sindaco,
e che se corrono dietro un sindaco, una cosa bellissima. Non per falciarlo. No, per... No, no. E voi non sapete anche la gioia che noi abbiamo avuto 2010 quando siamo andati a giocare con il Nazionale palestinese a Betlemme. Ma adesso ho capito, Don Alfonso, che cosa è successo a Betlemme? Abbiamo giocato. Lì avete vinto? Anche lì avete vinto. Tocca allenarsi. Ma secondo me loro era, lì, era impossibile vincere perché il Nazionale palestinese, noi i parroci. Nazionale vera. Eravate scusati. Nazionale vera. Però voi avete, secondo me avete perso apposta per avere quel trofeo che poi raffigura proprio Don Camillo e Peppone, proprio in tema con la nostra puntata. Sì, eccolo qua, guardate che bello. Secondo me questo è il motivo. Dica di sì, questo è il motivo per il quale avete perso. Può darsi. Può darsi. Abbiamo lasciato.